Ok, allora benvenuti a tutti a questo seminario. Oggi vi presenteremo un utensile speciale, diversamente dal solito dove abbiamo presentato delle soluzioni eh, a catalogo. Oggi eh, appunto vi faremo vedere una, una soluzione per filetti speciali. Ecco, allora passiamo alla problematica che ci ha posto un cliente e da qui poi abbiamo sviluppato con le nostre competenze la... L'utensile speciale. Qui potete vedere una vite in titanio dove abbiamo una parte conica e poi la parte cilindrica. Ecco questo tipo di filetto: qui potete vedere la, la forma, questo tipo di filetto lo si può ottenere per, con una fresa di forma dove andiamo a fare il, il profilo esatto del, del filetto. Un, un utensile che va a pettine, che va a fare con varie passate il, il filetto o abbiamo la turbofilettatura o turbionage anche qui è un sistema però per un filetto solo cilindrico noi da qui siamo partiti e abbiamo appunto sviluppato e qui, ecco qui una cosa che mi sono dimenticato per utilizzare tutti questi tre utensili c'è tutto un discorso di eh, programmazione CNC molto molto impegnativa quindi noi cosa abbiamo fatto? Siamo partiti con la, con la nostra fresa per eh, poligonatura filetti cilindrici e da qui abbiamo inserito, ecco qui potete vedere il filmato, questo è un filetto da M1 che vi avevamo già fatto vedere su un altro eh, webinar tempo fa e qui abbiamo sviluppato sulla destra, lo vedete, la nuova fresa la nuova fresa quindi va a fare contemporaneamente la parte cilindrica la parte conica e anche la parte raggiata eh, diciamo non raggiata diciamo di connessione tra la parte piana e la parte conica e qui vedete il filmato ecco il profilo quindi eh, viene compreso unicamente tutto sulla, sulla fresa quindi eh, le nostre realizzazioni Qui le potete vedere la fresa e tutto il discorso della programmazione viene ad essere annullata perché viene tutto gestito tramite l'utensile e quindi molto più facile la gestione, e molto anche, non c'è necessità di fare programmi, diciamo, eh, molto impegnativi. Qui le vedete le due frese con la dentatura diversa, perché una è un Z36 e l'altra è uno Z84. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato due costruttori di macchine, una è la Tornos con la Swiss Nano 7 e l'altra la Boomotech, eh, la S191. Qui abbiamo due tipologie di macchine diverse, una un, un po' più piccola per componenti di certe dimensioni molto piccole, ridotte, invece la è una macchina un attimino più rigida che ci consente anche di spingere a livello di parametri. Eh, allora nel test logicamente eh, abbiamo utilizzato dell'ottone con piombo non potendo utilizzare titanio visto che andiamo a secco per appunto far vedere eh, diciamo il filmato e poi il titanio lo sappiamo benissimo andare a secco abbiamo il rischio di incendio in macchina. Ecco, qui potete vedere il filmato, qui andiamo con la nostra fresa e dovete pensare che qui abbiamo 9 secondi per fare il componente. Quindi componente con ottima finitura, esente bava e qui potete vedere il discorso sempre della rotazione uno a uno tra componente e fresa. Eh? Qui siamo sui 750 giri al minuto. E una velocità di taglio di 95 metri al minuto. Qui dobbiamo ringraziare sia il, il signor eh, André Bultart della Boomotech e, e anche Nicola Straub della Tornos. Ecco qua, possiamo vedere ancora il filmato. Adesso possiamo passare avanti. Qui potete vedere i due componenti ottenuti sia con la Nano, Swiss Nano, sia con la Boomotech. Abbiamo utilizzato due eh, utensili diversi perché con il Tornos abbiamo 36 denti e invece con il Boomotech 84 denti. Questo anche per verificare il, il discorso della finitura e anche il profilo. Ecco qui lo vedete il profilo della, della vite ottenuta. L abbiamo confrontato con il DXF e quindi potete vedere che il modello 3D Viene, si congiunge perfettamente con il componente. Poi vedete anche il grado di finitura che abbiamo sul pezzo e poi anche la parte raccordata tra la parte cilindrica e la parte conica. Eh? Quindi qui abbiamo veramente un filetto perfetto, liscio ed esente bava. Quindi le nuove possibilità. Allora, eh, qui con la nostra fresa abbiamo la possibilità di essere semplice la regolazione, tempi ridotti di produzione, questo è importantissimo perché la, qui andiamo a ridurre il tempo ciclo e quindi dia, diamo un valore aggiunto alla, al componente e le altre nuove possibilità che possiamo vedere qua, ad esempio il filetto conico anche qua con una fresa in poligonatura per filetti possiamo andare a fare tutto il profilo in un, eh, in un colpo solo qui adesso guardiamo sempre il gambo ma tenete presente che ci sono in certe applicazioni anche la testa filettata sia anche raggiata eccetera quindi sono tutte applicazioni che possiamo fare qui in alto a sinistra vedete il filetto a passo variabile, anche qui possiamo andare a definire una fresa di poligonatura per filetti con il profilo specifico eh, richiesto per, la, per quanto riguarda la vite. Qui abbiamo messo anche eh, come estremo, possiamo andare a fare anche un componente con una parte eccentrica. Ecco, una cosa che bisogna tenere presente è la larghezza del filetto. Logicamente, più andiamo eh, con una, una larghezza importante, più dopo bisogna definire di volta in volta le nostre frese. Ecco, mi sono dimenticato una cosa: le frese che abbiamo visto prima eh, sono di un diametro 40, che è il nostro standard, che abbiamo già eh, viste sull'altro webinar per quanto riguarda le eh, poligonatura 5000. Però, questo non esclude che per alcune applicazioni possiamo salire con i diametri quindi anche 80-63 a seconda della, della richiesta, ecco eh, altre cose, direi che qui possiamo sono già arrivato alla fine. Se avete domande, mi sono dimenticato, se avete domande, eh, io sono qui. Altrimenti potete porle sulla, tramite la mia email. O, o chiamarmi direttamente. Logicamente, essendo un utensile speciale, eh, qui andiamo ad affrontare specifiche richieste de, de, di voi, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda la forma, però ecco, eh, l'importante era far vedere la competenza di, della Louis Bellet per quanto riguarda le frese di poligonatura e anche frese. Di certi profili, diciamo sia conici che eh, anche arraggiati, ecco, non so se ci sono delle domande, sono andato più veloce, non abbiamo fatto il sondaggio questa volta, e... ecco una cosa che da ricordare: appunto, utensili speciali quindi solo su richiesta. Eh? queste sono Prese solo su richiesta. Bene, io direi che se ci sono domande, comunque vi prego di, di, di mandarvi una mail o di fare le vostre richieste. Grazie ancora, spero che il webinar sia stato di vostro gradimento, e vi volevo anche dire una cosa: ecco per questa. Per questa sessione, diciamo, primaverile e estiva abbiamo terminato, vi, sicuramente ci vedremo dopo l'estate, vi auguro quindi buone vacanze e, e mi raccomando sempre in forma. Grazie, buona giornata, ciao.